Efe Bayman per la seconda volta MVP. Sì, it was an amazing evening and it's like I don't know, we are having an incredible week because we are working really hard and it's really good to see the results as well like this. One really good game against Padova three days before and now against Piacenza, like one team is incredible. But as I said in last time, we are playing at home incredible with our beautiful spectators and now we are playing really good. We are going really well and I'm really happy, a little bit tired, but it's good because we are winning and we have now really good atmosphere. I hope we will keep going like this and thank you so much. Thanks to everybody who come here to support us. It was incredible. I'm so happy. Grazie mille, buonasera. Edoardo, dovevate riscattare la sconfitta interna contro Trento e siete incappati nella serata migliore di Cisterna di tutta la stagione. Beh, hanno giocato una pallavolo veramente incredibile, soprattutto in battuta, perché è la cosa che ci ha messo più in difficoltà di tutti, soprattutto dal primo set dove non abbiamo giocato appunto come al solito ricezione, e poi anche la battuta è stato un aspetto in cui non abbiamo ingranato come al solito. E contro una squadra come questa era una cosa che serviva veramente tanto e si è visto la difficoltà che abbiamo avuto. Ecco, come cambia la stagione adesso di Piacenza? La nostra stagione rimane uguale, adesso abbiamo 10 giorni prima della prossima partita, quindi abbiamo tempo per resettare. Abbiamo una settimana poi piena di allenamenti e quindi abbiamo bisogno di riprendere un po' la palla in mano dopo aver liberato un attimo la testa da queste ultime due prestazioni e lavorare sodo, insomma. Niente. Abbiamo Flas, che è la migliore partita di Cisterna di quest'anno? Sì, sicuramente contro il rivale che abbiamo avuto oggi in frente, sì, con tutti i problemi che abbiamo noi, nel senso anche loro giocano ogni tre partite, avranno tante fatica. Noi avevamo Piccinelli di tutto rotto, Jordi ha tenuto un set perché ha bloccato la schiena, altri problemi. Comunque i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo sviluppato quello che abbiamo detto, il nostro side-out è andato a un livello molto importante, abbiamo spinto fortissimo con la battuta, abbiamo fatto 16 punti entre punti diretti e slash, che sono tanti, soprattutto con una partita di questo livello. E niente, molto, molto contento, orgoglioso del lavoro dei ragazzi. Adesso non so che hanno fatto gli altri, ma secondo me possiamo iniziare a parlare seriamente e provare a fare qualcosa in più. Ormai. La domanda che le volevo fare infatti è proprio questa: se la partita contro Padova è servita per mettere una seria ipoteca sulla salvezza, questa vittoria contro una squadra di prestigio, la terza della classe al momento, vi permette adesso di guardare avanti ufficialmente anche ad un posto playoff? Secondo me già mancano, se non mi sbaglio, 21 punti in gioco, perché sono 6 partite. 5 partite mancano. Questa era la quinta partita. Questa, allora mancano 6, sono 18 punti in gioco.
e noi le abbiamo 15 di stacco, secondo me ormai praticamente matematica, la prossima settimana sarà matematicamente. Eravamo a 3 punti di Modena, non so chi ha fatto, non ho idea. E secondo me adesso andiamo a Taranto, andiamo a Modena, viene Verona e quelle 3 partite vedremo le possibilità reali che abbiamo di approcciare il playoff, ma anche se non riusciamo, secondo me questo livello di gioco dobbiamo usarlo per il playoff, per competizione europea, perché questi ragazzi giocano forte e se meritano di stare l'anno prossimo anche in Europa, la società sta facendo un gran lavoro, secondo me dobbiamo provare tutto quello che abbiamo fino alla fine. Le dispiace che il campionato si ferma e rallenta un attimino, c'è questa lunga pausa? Dica la no, a noi ci dà la vita, perché siamo con le pinze e dobbiamo recuperare giocatori, Baranovic, Jordi Ramon, Massone un po' così, vabbè, Piccinelli con il dito rotto lo gestiremo il meglio che possiamo. Avevamo bisogno di questo piccolo stop, loro anche psicologicamente hanno fatto un lavoro importantissimo, abbiamo vinto, se non mi sbaglio, sì, le ultime 4 partite in casa e stiamo diventando tosti in casa, quello è molto importante. Ci arriva in un bel momento il break per riposare, recuperare e partire con tutte le forze per provare a fare altro. Grazie. A voi. Grazie.